Erano di qualche giorno fa le immagini girate in piazza del Popolo a Pesaro dove l'archeologa Erika Valli spiegava curiosi e studiosi dettagli sui reperti rinvenuti durante i lavori di rifacimento della pavimentazione ora però c'è fretta di terminare l'intervento complessivo e il cantiere prosegue con la posa di San Pietrini gli scavi verranno coperti tutti e non verranno realizzate delle finestre per continuare a vedere tratti di mura del medioevo. Se questo lavoro di rifacimento della, della piazza della pavimentazione della piazza è stata anche un'occasione per scoprire delle cose nuove che attengono la storia della città. Eh, si sono condivise tutte le fasi con la sovrintendenza, come dicevo, che prevedevano appunto eh, che nelle giornate di domani, di mercoledì, insomma, si, si potrà procedere alla, a ricoprire quindi una volta conclusa la fase di diagnosi, di studio e di raccolta dati che sta avven è avvenuta nelle ultime due settimane si potrà procedere quindi alla, alla chiusura per riportare nella piazza nella sua fruibilità ma con rispetto della storia e con una... E con una conoscenza maggiore di quelle che sono le informazioni e gli elementi emersi. I teschi e gli scheletri ha proseguito Pozzi sono stati gli elementi che hanno incuriosito di più e che ci hanno dato la possibilità, durante gli scavi, di scoprire un vero cimitero. I resti ossei sono stati rimossi e ora sono oggetto di ulteriori indagini, poi verranno esposti nei musei di Pesaro. Invece, per quanto riguarda il disegno originario della seicentesca ragnatela, l'assessore ha assicurato che verrà mantenuto. Ovviamente, durante le fasi di lavorazione è facile che il materiale che si poteva riutilizzare venisse riutilizzato, mentre quello che non è possibile riutilizzare, basta guardarci qua intorno, alcuni di questi cordoli sono completamente rotti, completamente sporchi. Quelli, ovviamente, dovranno essere sostituiti. Sulla base di questo check, e quindi di questa separazione del materiale riutilizzabile da quello non riutilizzabile, abbiamo deciso di salvare, diciamo così, di utilizzare le pietre che sono state recuperate proprio intorno alla fontana, quindi intorno alla fontana quel disegno che c'era intorno alla fontana verrà ripristinato con le pietre vecchie, quindi con le pietre che hanno la storia della, della, della piazza mentre gli altri, gli altri cordoli, le altre bordature sono con un materiale che è stato con un giallo d'istria così come appunto è stato condiviso con la sovrintendenza proprio per eh, insomma, mantenere quella, quella storia della, della città. L'idea è quella di fare una piazza che sia rispettosa della storia della città ma che possa anche guardare un po' con una speranza verso il futuro e un restyling che quindi gli dia dignità.